Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Annuncio importantissimo: volete vincere una copia di FIFA 23 per qualsiasi console? Avete già il gioco? Bene, la vincete e lo rivendete o lo regalate. Per partecipare all'estrazione di ben 20 copie, scaricate l'app che è qui sotto in descrizione, è tutto molto semplice, perderete solo un minuto. Scaricate l'app dal link qui sotto, registratevi, scegliete la vostra squadra del cuore, andate nella sezione redazione e commentate l'ultimo video scrivendo FIFA 23. Se non ci riuscite, contattatemi in privato su Instagram. Buon venerdì amici e bentornati qui sul mio canale, nuovo episodio della nostra carriera di allenatore con il Palermo. Dovremmo essere al 13° episodio e vi invito ancora a supportare la serie, mi piace, commento, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram perché per gli amici di Roma e Napoli sarò a Roma e Napoli. Già oggi sono là, quindi se mi seguite già su Instagram lo sapete. Seguitemi se volete rimanere aggiornati sulla mia vita privata. Allora, sono episodi decisivi perché ci avviciniamo alla fine di questo campionato. Vedremo se giocheremo i playoff. Per adesso la classifica ci sorride perché siamo lì a 47 punti, settimo posto, penultimo posto dei playoff. Ce lo siamo presi nello scorso episodio, episodio che è stato molto confortante dal punto di vista degli episodi. Comunque, anche se mi brucia ancora un po'. Però, ragazzi, mi raccomando, recuperate tutti gli scorsi episodi. Manca poco perché quest'oggi giocheremo contro il Benevento in casa e sarà una partita importantissima. Poi giocheremo in trasferta con il Cagliari e in casa contro il Pisa. Vedremo se faccio anche quella col Cosenza, altrimenti ci lasciamo tutte e tre le partite per il prossimo episodio, per poi arrivare definitivamente alla fine di questa stagione, perché vogliamo i playoff, dobbiamo prenderceli. Però bando alle ciance, andiamo subito alla prima partita e ovviamente continuiamo col nostro 4-4-2. Vediamo se hanno risolto il bug. No, perfetto, devo uscire altrimenti non mi fanno togliere i giocatori dalla formazione. Perfetto, questo è il nostro 11. Palermo-Benevento, forza! Big match di giornata, inquadrato qui, sì, ogni tanto lo mettete giusto. Questo è Matteo Brunori, il capocannoniere di questa Serie B con 23 gol, se non sbaglio, clamoroso. Da Renzo Barbera di Palermo, super gremito, ci aspetta questo big match di giornata perché il Benevento si trova al quinto posto, questo ve l'avevo già annunciato. Noi siamo lì al settimo, cerchiamo punti importanti, ma loro ovviamente cercheranno pure punti importanti e cercheranno di vincerla. Quindi noi giochiamoci la nostra partita perché vorrei strappare più punti possibili. Meccariello chiuso da Cardi, molto bene. Poi Gomez, Saric, in avanti, la palla è passata per Soleri. Soleri, dentro per Brunori, si addormenta. Che ha una prateria davanti a sé, può andare lì a... punta l'avversario, la mette poi in mezzo per Brunori, che la protegge, prova a calciare. Occhio a Camillo Ciano, dove l'ha messa? Il Benevento è avanti al 16° minuto, gran gol su calcio di punizione di Camillo Ciano. Ed è una partita che parte subito in salita. Silvestri in avanti, Brunori la tiene molto bene, poi sbaglia tutto. Gallo non riesce ad andare in chiusura, palla dentro. Ancora Camillo Ciano, prova a metterla in mezzo e Viviani di testa segna il 2-0. Adesso sarà un'impresa, possiamo dirlo. Il mio gatto è sempre qui, quando registro è qui con voi a farvi compagnia. 35esima, attacchiamo sulla fascia con Gallo. Gallo per... mamma mia, ma che brutti passaggi. Ancora Ciano, salta l'avversario e Pigliacelli fa un miracolo. Tiene a Gallo il Palermo. Palla in mezzo, Gallo. Ancora Pigliacelli, via sta palla. La recupera Brunori e proviamo subito a ripartire. Brunori può andare, ha tanto spazio, non lo tiene nessuno. Brunori fa tutto da solo, c'è il movimento dentro di Saric, Brunori invece si invola, punta la porta, Brunori! Sei fatto tutto il campo, nessuno ha tenuto, la riapre il capitano. È un gol importantissimo, prima della fine del primo tempo. Continuiamo così, speriamo bene, non sarà affatto facile, loro molto forti avanti. Il cost to cost di Matteo Brunori. Non si è infilato in prota, come ha fatto? Pigliacelli non la prende, non ci credo. Mi sono fatto bucare. Al 46esimo, prima della fine del primo tempo, e questo gol taglia le gambe. Errore difensivo qui di Bettella, non riesce a tenere in prota, aveva fatto il miracolo Pigliacelli. Adesso la vedo brutta. Gomez perfetto, possiamo andare, ancora Gomez. Movimento di Soleri, la palla è buona, è partito bene Soleri. Edo ti prego, Soleri! 3-2, prendi la palla, prendi la palla, prendi la palla, prendi la... no,
prendi la palla. Vaffanculo. Ok, palla presa, via andiamo. Bravissimo Gomez, perfetto in fase difensiva e poi fa ripartire perfettamente con quest'assist Soleri. Bravo Elia, Accardi. Si è mosso Brunori, Soleri l'ha visto, la palla è passata, può andare Brunori, punta il portiere ormai, Brunori fino in fondo, Brunori col pallonetto, niente da fare. Saric, il movimento di Brunori, la palla è corta, chiude le verb. Capuano voleva prendere la palla, intervento sciocco che costerà sicuramente il rosso al difensore. Il lancio per Shimshak, bruttissima palla, finisce qua. Perdiamo contro il Benevento, in casa. Non riusciamo a ribaltare la partita. E qui c'è tanta tristezza. Adesso serve assolutamente una prova d'orgoglio. Non voglio però guardare la classifica perché potrei demoralizzarmi. Andiamo a giocarci la partita contro il Cagliari. Qui un giovane vuole andare via, va bene così. Capuano fuori per una partita. E se non sbaglio mancheranno ancora anche le nazionali. Sono tornati sia Matteo che Nedelciaro. Il nostro 11 è questo. Gioca Bettelli al posto di Capuano. E in avanti la coppia Panzer composta da Soleri e Shimshak. Turno di riposo per Brunori. Più che altro una mossa per il secondo tempo. Perché sarà una partita tosta, ostica, contro due squadre che vogliono assolutamente far meglio. Qui un paio di risse del passato. È tutto pronto ragazzi, derby delle due isole, sta per cominciare Cagliari-Palermo e sarà una gran partita, ne sono certo, ci divertiremo quest'oggi. Mi andrebbe bene anche un 1-0 nel finale. Le squadre entrano in campo, è tutto pronto, non perdiamoci più in chiacchiere, speriamo che la mossa doppio Panzer in avanti sia di buon auspicio, quindi via di cross. Si comincia, palla agli ospiti. Prova a chiuderlo Gomez, lo fa molto bene, la palla arriva fuori, Mancosu chiude nel Siaro, prende una botta clamorosa allo stomaco. Soleri chiede 1-2 a Shimshak, la palla arriva poi a Saric. Silvestri, dall'altra parte c'è da solo il compagno, che brutta palla di Silvestri, si impegna comunque Lia, non si risparmia. Barreca la mette in mezzo, Matteo chiude, poi Shimshak di testa, servono a questo loro due. Soleri e Shimshak. Ancora il polacco, movimento di Soleri, la palla è per lui, è passata, Soleri si può involare ancora per l'ennesima volta contro la porta, Soleri, gol destro, è il finale di stagione di Edoardo Soleri, c'è poco da fare, c'è poco da fare, Edo Soleri su Astin di Shimshak, si abbracciano i due, sono enormi, ah no era Matteo quello, è enorme pure Matteo, assist perfetto, movimento altrettanto, la rete è decisiva per adesso, il finale di stagione di Edoardo Soleri questo, ne è del Ciaro benissimo, Matteo, Elia, Shimshak di prima per Soleri, prova a ricambiare Soleri, il lancio per il polacco, Shimshak la tiene molto bene, la alza poi per Elia, palla fantastica, Elia fino in fondo, Elia la scarica dietro, Shimshak ha segnato il polacco, per adesso funziona il duo Soleri-Shimshak, il Palermo dopo 20 minuti è sul 2-0 e si va a esultare sotto al settore ospiti, porta bene questo inizio di partita, Shimshak gran gol, un po' sulle corde in questo momento il Cagliari che comunque tiene il pallino del gioco, Saric di testa, Shimshak può allargare da Elia, Elia la alza poi per Shimshak, brutta palla. Ah, qui ci siamo scontrati, attenzione, la Padula in avanti, Zappa, Zappa fino in fondo è uscito Pigliacelli e fa sua la palla. Poi possiamo addirittura ripartire con Silvestri, va Silvestri con le lunghe leve, abbiamo tre giganti praticamente, non si sa come la palla è passata. Shimshak poi sfortunato, Nedelciaru poi attenzione Di Pardo. E in aria la mette dentro il sinistro di Rog, sicuro Pigliacelli. Soleri, movimento di Shimshak, il lancio è per lui. Lotta di fisico Shimshak, non passa. Gomez è scivolata, non prende la palla, il lancio è perfetto per Falco. Falco che era nel mirino del Palermo, chiude Matteo. Chiede l'1-2 a Soleri, Soleri invece va largo da Elia. Elia può andare fino in fondo, Elia può metterla dentro sul secondo palo. Radunovic chiude, finisce con il primo tempo, 2-0 Palermo. Sarebbe clamoroso chiuderla così. Sarebbero proprio tre punti non fondamentali di più. Attenzione, Gomez in chiusura, poi Gallo è sfortunato, però poi si ritrova la palla lì. Rog palla dietro, Mokumbu, Mancuso dentro, il sinistro e poi c'è la parata di Pigliacelli, aiuta la difesa. Shimshak, l'uno, non ci credo, si sono scontati Soleri ed Elia. Evita l'intervento, poi Jonuz, fortunatissimo il Cagliari, ma Pigliacelli è pronto. Riesce a servire Elia, che da solo completamente. Elia può accelerare, prova a chiuderlo Falco. Elia se la butta avanti un paio di volte, in mezzo però non c'è nessuno. Elia, quindi, vuole far tutto da solo. Elia, la giocata. Elia, fino in fondo. Shimshak, prova a girarsi. Ancora il polacco.
Tiene palla molto bene, poi allarga divinamente da Silvestri. Silvestri prova la giocata in aria. Può andare fino in fondo Silvestri. La palla in mezzo per Šimšak. Miracoli Radunovic. Chiude Gallo, scivolata perfetto. Nandes. Mamma mia che centrocampo comunque il Cagliari. Rog, il cambio di gioco per Gaston Pereiro. Deve chiuderlo Gallo col tacco Gaston Pereiro. Nandes si invola. Nandes deve chiuderlo nel Ciaro. Non riesce a farlo. Poi esce ancora Pigliacelli. Madonna che evoluzione di Pigliacelli. Šimšak allarga molto bene da Silvestri che non ci arriva. Rog, Pereiro, attenzione alla Padula. Uno contro uno contro Nerelciaro. Ancora la Padula in aria. La Padula, Nerelciaro non lo chiude. Ottima giocata. La riapre il Cagliari. E adesso dobbiamo soffrire. Guardate come si pavoneggiano. Però stiamo ancora vincendo noi. Volevo ricordarvelo. Mi fanno un po' paura messi così. Azione bellissima. Abbiamo provato a chiuderli. Ma loro in tre passaggi, così, lo fanno brutto. Bravissimo Silvestri. Movimento di Gallo, palla per lui. Il palermitano Gallo, l'ex Lecce, fino in fondo. Gallo non sa chi darla perché in mezzo non c'è nessuno. Gallo si libera, la mette sul secondo calcio d'angolo. Può andare Conti, la tiene, manca pochissimo. Ancora Conti, giovane personalità. Attenzione, Brunori, movimento di Šimšak, la palla è per lui. Šimšak non ci arriva. Arbitro, puoi fischiare gentilmente. Saric, Silvestri, sbaglia tutto. Arbitro. E finisce qua! Mamma mia, questi tre punti! Quanto saranno importanti, questo lo scopriremo prossimamente, ma ricordiamoci di questa vittoria in trasferta a Cagliari contro il Cagliari. Festeggiano i padroni di casa, l'abbiamo vinta nei primi 20 minuti questa partita, spaccato in due il Cagliari. Sono sincero, il Cagliari meritava almeno il pareggio. E ho visto un Pisa pareggiante, non ho guardato le altre. Ragazzi, vorrei troppo andare a vedere... Attenzione, perché... Manuel Peretti lo vuole il Razzo, non so che squadra sia. E aggiornamenti mensili. Io Peretti, ragazzi, quasi quasi lo rinnoverei per venderlo. Soltanto che, con tutto rispetto del mondo, è vero che è giovane, è vero che gli hanno fatto un buon potenziale, ma non è che abbia un overall da portarmi a dire sì. Più che altro anche per il realismo, Peretti non l'hanno svincolato, non so per quale arcano motivo, nella realtà intendo. Beh, cioè Peretti, io ero insicuro se cederti il prossimo anno, lasciarti andare col precontratto, e tu mi chiedi più soldi? Dovresti pensare a giocare, Manuel. Ah, non giochi, però Manuel, cioè, un po' di rispetto, Manuel. Vorrei troppo guardare la classifica in questo momento. Guardiamola, ottavo posto. Ottavo posto, ci ha tagliato le gambe. Tanto la sconfitta col Benevento. Il morale è alto, ma non così alto per il momento della stagione. 4-3-3 loro, 4-4-2 nostro. E torna la nostra difesa titolare. Ormai giustamente Sala ha perso il posto. Dato che nostro Gallo, sfrutto lui, Sala in prestito. Quindi lo salutiamo già anzitempo. Il Renzo Barbera di Palermo è entusiasta dell'ultimo momento della squadra, anche se i risultati sono molto altalenanti. Dobbiamo assolutamente cercare di fare il bottino pieno. Non sarà facile, perché il Pisa ha 57 punti, più 7 di noi. E se vogliamo mettere un sigillo a questa rincorsa playoff, quest'oggi non dovremmo uscire sconfitti da questa partita. Io non mi perderei più in chiacchiere e andiamo a giocarla. Prova a darla ancora ad Edo. Soleri si gira, prova a servire Brunori, che ci prova da lontano. Fortunato nel primo rimpallo, poi non riesce a calciare. Nagi evita l'intervento. Ancora Ioniza, palla dentro. Attenzione ad Ernesto Torregrossa. Pigliacelli ci mette la manona. Morutan prova a spingerlo Gallo. Lotta il palermitano. Gallo fino in fondo, evita l'intervento Morutan. Guker sbaglia Capuano, poi rimedia. Attenzione, Gomez si fa saltare il... Mamma mia, cosa ha preso Pigliacelli. Andava sotto l'incrocio questa. Che la tiene, Brunori trattenuto. Ancora Brunori, molto bene. Come tiene palla lui nessuno. Mateiu, il lancio per Soleri, che si impegna, esce anche Nicolas. Poi Gomez. Rischia tanto ma serve Saric. Gallo. Gallo salta così l'avversario che lo stende. E Morutan che si becca il giallo. Palla in mezzo, scodellata. Di Mariano può allontanare addirittura il più piccolo. Saric per Brunori. E da solo Brunori. La tiene, prova a proteggerla, niente da fare. Ioniza. Torregrossa. Ma direttore, a me non sembrava così fallo. Stiamo attenti ai calci piazzati. Nagi. 1-0 Pisa al 52esimo minuto. Punizione magistrale. Che bellezza, ragazzi. Ha segnato Nagi o Morutan? È Morutan.
Mamma mia dove l'ha messa. Brunori, vede il movimento di Soleri, prova a servire con questa palla. Soleri, la tenuta, la alza per Elia. Elia è passato, Elia. Ma no, che lentezza, Elia, che lentezza. Errore di Torregrossa, Saric, Silvestri. Ha tanto spazio, serve Shimshak. Shimshak! È passata la palla del polacco. Vorrebbe esultare, ma è indeciso. Deve prendere la palla, però. Non voglio che esulti. Prendi la palla, che un minimo ci credo ancora. Siamo stati fortunati perché la palla non sa come è passata. Ci ha messo un po' Shimshak, ma poi buca così Nicolas. Torregrossa da fuori, la palla è uscita. Manca solo un minuto. Qua siamo stati pure fortunati. Finisce qua, arriva un punto contro il Pisa. Ed è un punto molto rischioso. Ci abbiamo provato. Loro però molto. Loro però nettamente più forti di noi. Abbiamo provato a farcela. Abbiamo provato a rimontarla del tutto. Non ci siamo riusciti. Adesso la vedo dura. E adesso la vedo dura. Aspettiamo un giorno. Classifica. Siamo all'ultimo posto per adesso, chiamato playoff. Grazie del supporto, datemi qualche consiglio perché mi sto cagando addosso, quindi via i consigli qui sotto, mi piace, commento se l'avete ancora fatto e provate a pronosticare cosa faremo nelle prossime tre di campionato, che sono contro Cosenza, Venezia e infine in trasferta contro il Cittadella. Che ansia!